Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Infatti, i fatti ci dicono che se si continua sulla strada che da quasi un anno si è percorsa, che è la strada che punta esclusivamente sulle armi, se si continua su questa strada si finisce nell'abisso. Non si finisce con la tregua o con il cessate il fuoco. Si finisce in un conflitto sempre più ampio che prolunga l'escalation che è in corso e che in questi giorni ha subito un'accelerazione. Ci si avvicina a un conflitto generale in cui si confrontano potenze nucleari che mettono seriamente, serissimamente a rischio la sopravvivenza dell'umanità. E questo è il fatto che non può essere cancellato e che invece nel dibattito viene regolarmente cancellato. Domenico Quirico ci ha dato una straordinaria lezione su cosa è la guerra da parte di uno che la conosce bene dall'interno e su quello che è un punto di vista sulla guerra che non si lascia occupare dalla guerra stessa, che impedisce alle nostre menti di essere ostaggio della logica della guerra. Ha detto una cosa importante, in guerra non vincono i buoni, ma non nel senso che è stato attribuito poco fa, ma nel senso che l'orrore della guerra consiste proprio nel fatto che cancella ogni traccia di umanità e di bontà. In guerra non ci si può permettere di essere buoni perché si muore se si è buoni. Io non l'ho conosciuta dall'interno, ma l'ho sentita fin da bambino nei racconti di mio padre sull'orrore della guerra, perché in guerra anche chi vorrebbe essere buono non può permetterselo, altrimenti ne va della sua sopravvivenza. Per questo le guerre devono essere messe al bando, per questo quel lavoro di chi sta dalla parte della pace è così difficile, è così arduo, ma anche così importante. Le guerre bisognerebbe impedire che nascessero e quando nascono cercare di farle finire il prima possibile. Perché altrimenti anche i migliori ne vengono travolti. Un ultimo